Ha riscosso notevole successo la prima del film Mai arrendersi, interamente girato a Licata con attori locali non professionisti e con la partecipazione straordinaria di Salvatore Termini, il King Kong di Mary per sempre, per la regia di Gianluca Ciotta. Oggi la prima di Mai arrendersi, con quale aspettativa innanzitutto? Beh, grandi aspettative, abbiamo lavorato tanto, ci sono voluti 10 mesi per arrivare a questo risultato. Siamo qui, siamo fiduciosi, contenti di aver fatto un lavoro per nostro avviso bello per Licata. Spero che la cittadinanza partecipi in massa e venga a vedere questo film, che è anche molto divertente e fa tanto bene al paese. La programmazione, ecco, è prevista da oggi fino a quando? La programmazione è prevista da oggi, al pubblico dalle 17.45 il primo appuntamento e alle 20 il secondo, per 4 martedì, quindi ci saranno oltre oggi altri 3 martedì, con 3 appuntamenti, 17.45, 20, 22 e 15. Perché un licatese dovrebbe vedere questo film? L'hai detto tu, perché licatese? E un non licatese perché dovrebbe vederlo? Dovrebbe vederlo a maggior ragione per amare e apprezzare questo paese che ne ha subito di tutti i colori e che deve rialzarsi con tutte le sue forze. Mai arrendersi quindi è anche un auspicio per questa città che vuole rialzarsi? Sì, sicuramente, è un auspicio per tutti, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista collettivo e sociale. Non ti devi mai piegare qualunque cosa tu stia facendo, devi riuscire ad arrivare alla meta. Il film è stato inserito nella programmazione del Fly Cinema e ieri è stato visto da circa 300 spettatori. Alla prima proiezione hanno partecipato tutti gli attori, protagonisti e le comparse. Lorena, la protagonista del film, intanto com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza bellissima, unica, mi sono divertita tantissimo e più che altro abbiamo cercato di portare in evidenza quello che è il bello del nostro paese, della nostra piccola città. C'è un po' di emozione oggi nella prima, voi l'avete già visto il film, però ecco, adesso è il primo esame al pubblico. Sì, è normale, la tensione c'è sempre, perché comunque sia non sappiamo l'impatto che avrà con il pubblico, insomma con i nostri compaesani, con i nostri concittadini. Speriamo in bene, speriamo che vedano il lato positivo di questo progetto, che è solo una pubblicità del nostro territorio, niente di più, niente di meno. Quanto c'è di Lorena Zirafi nel personaggio che interpreti? Diciamo che ce n'è una buona parte. Ora non vi sto a dire qual è la parte di Lorena reale che c'è nel film, ma ce n'è una buona parte. Un grande lavoro di Angelo Carusotto, che ha curato la fotografia, le riprese, il suono e il montaggio.